Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti da questo webinar sulla tecnologia TAC-TEC del gruppo Gabriel Chemie. Vi ringraziamo tanto per il vostro interesse e per il tempo che ci state dedicando. Durante questo webinar, le vostre camere e microfoni saranno spente e se avete qualche domanda vi preghiamo di scriverle sul quadro a destra, sul chat box che ne avete e alla fine della presentazione faremo una ronda di Q&A, di domande e risposte. Avendo detto questo, vi dico benvenuti di nuovo e passo la parola dal mio collega Matteo Marsilio. Benvenuti a tutti a questo evento, a nome di tutti i colleghi di gruppo e dell'Italia. Questo è il primo webinar organizzato in lingua italiana. Il gruppo Gabriel Chemie, ha raggiunto i 70 anni di presenza sul mercato, consta di 8 siti in Europa e la filiale italiana ha raggiunto quest'anno i suoi 5 anni di attività. Come sapete, uno dei fattori che contraddistingue il gruppo Gabriel Chemie è lo sviluppo di prodotti innovativi. Fra questi, la tecnologia TAC-TEC riveste una grande importanza. Quindi vi lascio ora ai colleghi Diego Karpeles dall'Austria e da Damiano Viola poi dall'Italia. Grazie e scusate ancora per l'inconveniente. Grazie di nuovo, benvenuti a tutti nuovamente. Oggi siamo in quattro e vi faremo una presentazione sul tema del TAC-TEC. La domanda con la quale vogliamo incominciare, che è una domanda che dopo vogliamo rispondere, è cosa succederebbe se la materia plastica potesse parlare? Se un pezzo di materia plastica, per esempio una capsula di caffè, potesse parlare, cosa ci direbbe? Immaginate che inserite una capsula di caffè in una macchina espresso, la macchina riconosce la capsula e vi dice sul display: benvenuto, lei ha scelto un caffè macchiato, per esempio. Così la macchina riconosce anche per fare un macchiato cosa bisogna, quanta acqua, a quanta temperatura, con quanta pressione. Ho bisogno del latte, sì o no? E se ho bisogno del latte, quanto? Tantissimo o soltanto una goccia? Se la materia plastica potesse parlare, potrebbe rispondere a tutte quelle domande. Anche ogni capsula di caffè che stiamo utilizzando adesso come esempio, sulle applicazioni di questa tecnologia, una vi direbbe: io sono blu. L'altra vi direbbe: io sono idonea al contatto alimentare. La terza ti direbbe: io sono stata riciclata. Un'altra capsula vi dice: io sono stato fatto al 75% col polimero riciclato. La prossima capsula vi può anche dire: io sono stata prodotta il 14 di settembre alle 8 della mattina sulla macchina numero 37. E potete anche arrivare al punto che ogni singolo pezzo, ogni singola capsula, vi posso dire il mio numero di serie è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima di cominciare, prima farvi la risposta su questa domanda, cosa succederebbe se la materia plastica potesse parlare, vi do un paio di parole sul gruppo Gabriel Chemie. Che siamo e cosa facciamo? E la risposta qui è semplice: noi facciamo il Master Watch. Il master, per quelli che forse non sono tanti familiari con l'industria plastica, immaginate che volete fare un riso al curry. Cosa avete bisogno? Avete bisogno di, non so, 99% di riso e di 1% di un concentrato di curry. Facendo la miscela di curry e riso, avete un riso che ha un certo colore e anche un certo sapore diverso. E quello che facciamo noi è lo stesso nell'industria plastica. I nostri clienti prendono un polimero, una materia plastica, prendono il nostro master e arrivano al prodotto finale, il quale si compone di un colore e una caratteristica tecnica. Le cose che possiamo far da voi come gruppo Gabriel Chemie: additivi di DNA del prodotto, che è la tecnologia della quale ne parleremo oggi.
un master batch di colore, di additivi e anche combinazioni colori e additivi. Aiuti al riciclaggio. Master batch compostabili in quanto a colori e anche effetti. Abbiamo per voi una database aziendale con più di 100.000 colori per trovare velocemente il vostro colore desiderato. Un sistema di campionamento veloce significa vi possiamo dare il vostro prodotto finale col vostro colore o additivo che volete entro un giorno lavorale. Anche un sistema di ricerca digitale dei colori. Entrate sull'internet e potete vedere, potete trovare se il prodotto che state cercando ce l'abbiamo, se è disponibile e anche se ce l'abbiamo in magazzino. Facciamo per voi un servizio di valutazione di NIAS e SML, Non Intended Added Substances e Specified Migration Limits. Possiamo anche fare per voi una valutazione organolettica e una valutazione cromatografica. Ok. Gruppo Gabriel Chemie, certificati sull'ISO 22000, quello è l'ISO che tratta sul contatto alimentare, 13435, l'ISO che tratta dei sistemi medicali, un ISO nuovo che abbiamo su sustainability e tracce di carbono, che è la ISCC+, e anche un master batch vegano. I mercati principali dove lavoriamo sono il master batch per il packaging di cibo e di bevande, il packaging cosmetico, il packaging per le capsule monouso, che è l'esempio che ho utilizzato adesso per parlare con voi, master batch per l'utilizzo medicale, significa il prodotto medicale e anche il suo packaging, 3D printing e un packaging vegano. Produciamo per voi 9 unità produttive in Europa, in Austria, dove sono io adesso dall'ufficio centrale, dove abbiamo ufficio centrale e produzione, in Italia, vicino a Bergamo, anche nel sud della Germania, Spagna, l'Inghilterra, Repubblica Ceca, l'Ungheria, Polonia e anche in Russia. Avendo detto questo, ripeto la domanda: cosa succedeva se la plastica potesse parlare? E passo la parola dal mio collega Damiano Viola della Gabriel Chemie Italia. Damiano, benvenuto. Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Damiano Viola, faccio parte dell'area Sales Manager in Italia e oggi vi spiegherò cos'è e come funziona il sistema TagTech. Inizialmente analizziamo il nome TagTech. Perché abbiamo chiamato questo sistema TagTech? Allora, nella ricerca del nome abbiamo voluto andare ad utilizzare le due parole chiave che caratterizzano questo sistema. Quindi, tag and technology, quindi tecnologia tracciante. Tag per quanto riguarda il discorso tag and e technology per quanto riguarda il discorso tech. Il sistema base. Come è composto il sistema base? Sostanzialmente il sistema base è composto da un materiale digitale che va ad aggiungere particelle tagganti al nostro master batch e un sensore e un LED. Cosa fa di fatto? Cosa fanno queste particelle tagganti? Vanno a creare una caratteristica, una tipo di impronta digitale al nostro prodotto finito. Come vediamo nell'immagine, il sensore domanda alla nostra capsula chi sei e la capsula risponde sono una capsula smart con il master batch taggant. Applicazioni. Quali sono i tipi di applicazioni che poi andremo comunque ad approfondire? Abbiamo l'anticontraffazione, controllo del dosaggio, controllo del processo, identificazione del singolo elemento DNA, quindi possiamo andare a inserire per ogni prodotto stampato, mettiamo 1000 tappi, per ogni singolo tappo possiamo andare a inserire un'informazione univoca, controllo e identificazione dei materiali, selezionamento dei materiali durante la fase di riciclaggio. Andiamo ad analizzare come funziona il discorso anticontraffazione. Noi inseriamo il tracciante all'interno del prodotto durante la fase di produzione e andiamo a codificare il prodotto con una determinata informazione. Nel momento in cui andiamo poi a
leggere tramite il nostro sensore il prodotto finito. Il prodotto finito, se è stato codificato all'interno del nostro sistema, ci risponde con l'informazione inserita. Esempio, io ho codificato la mia capsula con l'informazione, io sono la capsula originale del marchio X, vado con il mio sensore a leggere, in automatico la capsula mi risponde, io sono la capsula originale del marchio X. Nel caso in cui però noi non riceviamo una risposta, vuol dire che questo prodotto non è inserito al nostro sistema, di conseguenza si tratta di un prodotto contraffatto, perché non è stato codificato nel nostro sistema. Cosa si può fare ulteriormente? Quello che si può fare è anche andare a controllare, identificare i materiali. Nel discorso della capsula, quello che possiamo fare è andare anche a identificare il tipo di bevanda. Come si fa? Si fa andando ad analizzare la quantità e il tipo di tracciante inserito all'interno del prodotto. Esempio, io vado a produrre delle capsule per caffè ristretto con una determinata quantità di tracciante, mentre produco le capsule per quanto riguarda il latte macchiato con una quantità di tracciante differente rispetto a quella del caffè ristretto. Di conseguenza, cosa succede? Nel momento in cui io vado col mio sensore a leggere la capsula mi risponde per come è stata codificata. Esempio, io sono una capsula caffè ristretto, piuttosto io sono una capsula per quanto riguarda il latte macchiato, eccetera. Funzione di controllo. Monitoraggio del fattore di stretching. Come funziona? Anche in questo caso il nostro sistema va a misurare la quantità di particelle sul prodotto finito. Quindi durante la fase di processo di produzione noi abbiamo una quantità nota di ingresso del nostro master tracciante. Dopodiché andiamo magari a effettuare una stiratura del 400%. Di conseguenza sul punto finale del prodotto dovremo trovare un fattore 4 volte più basso rispetto al fattore iniziale di dosaggio. Di conseguenza ci permette di tenere comunque un processo sempre controllato durante la fase di produzione. Poi andiamo sul controllo del dosaggio. Il controllo del dosaggio si divide in due sistemi, quello attivo e quello passivo. Come funziona il sistema passivo? Noi andiamo a produrre il nostro materiale con il polimero, dopodiché avremo il nostro master batch, che può essere colore, additivo, eccetera, con all'interno le nostre particelle di Taggant. Di conseguenza io so che se vado a produrre un materiale al 2%, sul prodotto finale devo avere, ad esempio, 20 ppm di particelle attivanti. Nel momento in cui questo valore finale mi varia, vuol dire che il dosaggio sta subendo una variazione, comunque non è un dosaggio corretto. Di conseguenza ci permette di andare a tenere monitorato e controllato l'utilizzo e la quantità di magari additivo anti-UV che andiamo a inserire all'interno del prodotto. Un discorso molto importante da fare è anche questo, nel senso che tutti gli uffici acquisti, come noi ben sappiamo, cercano sempre di risparmiare. Quindi può essere che vanno a acquistare il prodotto che costa 2% in meno rispetto alla concorrenza, però non ci si accorge poi che in fase di produzione cosa succede. In fase di produzione magari quel prodotto lì, invece di essere usato al 2%, va usato al 2,4%. Di conseguenza in realtà non si ha un risparmio, perché si va a utilizzare il prodotto il 20% in più rispetto a quello che potrebbe essere il dosaggio di quello che era il dosaggio iniziale. Quindi un processo controllato cosa comporta? Comporta di fatto anche un risparmio economico. Il sistema attivo cosa fa rispetto al sistema passivo? Se noi abbiamo più linee di produzione, permette di andare a comunicare tra le linee. Quindi una macchina sta producendo 30 capsule al minuto, l'altra ne produce 20, quindi permette di mandare in comunicazione le varie macchine e di dire: guarda che io sto producendo 30 capsule al minuto e ho questa temperatura qua, ho questo tipo di velocità di iniezione, o eccetera, eccetera, eccetera. Quindi permette di la comunicazione fra le macchine. Controllo del processo. Come abbiamo detto prima, il controllo del dosaggio, come ho specificato prima, misurazione statistica in linea che riguarda il discorso del sistema attivo,
controllo della dispersione. Controllo della dispersione, noi pensiamo ad esempio una lastra, larga comunque un metro e mezzo, e vogliamo andare a verificare che il colore piuttosto che l'additivo sia ben disperso lungo tutta la superficie. Quindi cosa possiamo fare? Potremmo andare a inserire tre sensori sulla linea, uno centrale e due laterali. Questi sensori vanno a tenere monitorato la percentuale di tracciante all'interno del materiale e quindi mi va a verificare effettivamente che io sto estrudendo il materiale con una dispersione corretta lungo tutta la superficie. Poi controllo dello spessore. Controllo dello spessore come funziona? Anche in questo caso si va a fare un controllo di quantità di particelle. Ad esempio, io so che a un millimetro ho 100 ppm di tracciante, di conseguenza quando va a variare questo spessore vedrò anche modificare quello che è il mio valore di materiale all'interno. Quindi nel momento in cui io ho 120 piuttosto che 100, so che comunque lo spessore di quel materiale lì non è più corretto e quindi devo comunque magari andare a effettuare delle modifiche. Controllo del fattore di stretching, appunto come abbiamo detto prima, quindi ti permette di in linea tenere sempre monitorato l'effettivo fattore di stiro del materiale. Comunque immaginiamo anche che il discorso stretching va su moltissime applicazioni, immaginiamo il discorso dei fili d'erba sintetica piuttosto che le stesse capsule, materiale termoformato comunque subisce uno stretching, anche tantissime foglie in generale subiscono comunque uno stretching, quindi questo ci permette di avere comunque sempre un materiale controllato, costante e a livello produttivo. Ok, come funziona il TAC-TEC? Si ha una prima fase che è quella di codifica e una seconda fase che si divide in due tipologie, STAR e TAU. Andiamo a vedere come avviene la codifica. La codifica come avviene? Sostanzialmente avviene andando a inserire all'interno del mio prodotto il mio master batch tracciante. Di conseguenza io poi vado a codificare il mio materiale con una determinata informazione. Passo 2. Qua vediamo la decodifica con il sistema TAU. Con il sistema TAU si codificano delle informazioni che possono essere lette su qualsiasi superficie del prodotto. Questo cosa fa? Va a leggere la percentuale, la miscela di particelle tagganti all'interno del materiale e quindi mi va poi a identificare l'informazione che sono andato a inserire. Come nell'esempio, il sensore mi domanda un materiale chi sei? E il materiale mi risponde io sono un PE giallo. Sono fatto con un PE giallo piuttosto che io sono fatto con un PE trasparente piuttosto che io sono fatto con un PS marrone. Quindi andiamo a identificare diciamo una famiglia, una categoria di prodotti. Individuazione parte singola. L'individuazione parte singola è la decodifica STAR. Come funziona la decodifica STAR? Quando si va a decodificare utilizzando il sistema STAR, ogni singolo prodotto diciamo che ha viene conferito a ogni singolo prodotto un proprio ID univoco rispetto a tutti gli altri materiali. Quindi se io produco 100 bottiglie piuttosto che 100 supporti, io posso andare per ogni singolo prodotto ad inserire un'informazione che può essere il lotto, che può essere il tipo, il modello, eccetera, eccetera. Questo però cos'è che ha bisogno? Ha bisogno comunque di un'identificazione specifica della superficie sia per la codifica che per la decodifica del materiale. Quindi noi dobbiamo sempre andare a leggere l'informazione sullo stesso punto. Ad esempio, magari per i tappi può essere il punto di iniezione, comunque per un materiale in generale può essere il punto di iniezione, mentre per quanto riguarda una bottiglia può essere il simbolo del riciclo, come vediamo poi nella slide successiva. E questo ci permette di andare a inserire la storia del materiale, volendo. Quindi possiamo inserire tutte le informazioni che riguardano dalla nascita, da quando è nato il materiale. Come sono i sensori? I sensori possono essere di due tipi. Sensori in linea, quindi sono sensori installati su una macchina di produzione che può essere un'estrusione piuttosto che una macchina
di stampaggio e anche sensori portatili. Il nostro sistema è compatibile con tutti i sistemi Android e Apple. Al telefono viene applicato un dispositivo speciale con il nostro sensore, il nostro LED, che va a effettuare la lettura e trasferire tramite l'applicazione appunto del produttore l'informazione contenuta. Perfetto, poi qua ci sono due video che vanno a specificare e dimostrare quella che è la tecnologia TAR e la tecnologia TAU. Adesso vediamo il filmato. Perfetto. Cosa abbiamo visto in questo filmato? Sostanzialmente abbiamo visto come funziona il sistema STAR. Su un punto specifico viene inserita un'informazione. Tra l'altro questo filmato è stato preso comunque dal CAP del 2019, dove davamo la possibilità ai visitatori di andare a uno stand a stampare il materiale per poi essere laserato sul nostro stand. Praticamente nella fase di stampaggio si vanno a inserire quelli che sono i dati. In questo caso il nome, esempio, Maria. Dopodiché il cliente con la molletta passava direttamente al nostro stand e la macchina laser andava a codificare ciò che era stato inserito all'interno del materiale e poi successivamente a laserarlo. Questo qua è un attimino la spiegazione del filmato. Vediamo il secondo filmato.
Perfetto. In questo secondo filmato cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come funziona la decodifica tau, nel senso che il prodotto va a una determinata informazione, in questo caso può essere PE, piuttosto sono un PE giallo, piuttosto che sono un PE trasparente, eccetera, e in base alla codifica, la decodifica, il materiale viene poi spostato all'interno del box adeguato. Con questo concludo. Abbiamo concluso, diciamo così, la spiegazione. Direi, Diego, che siamo pronti per quanto riguarda il discorso domande. Quindi, se avete delle domande, siamo qua disponibili. Grazie, Damiano. Grazie a tutti per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione. Arriviamo adesso alla ronda di domande e risposte, Q&A, questions and answers. Vedrete adesso in immagine al nostro collega Alex Baumann, il nostro capo dell'ufficio tecnico di servizio tecnico, sviluppatore di questa tecnologia. Come vi dicevo durante l'inizio, se scrivete sul quadro a destra, sul chat box, tutte le vostre domande le possiamo discutere adesso. Ho visto che ci sono un paio, vediamo. Quali sono le prossime? Quali sono le domande? Allora, vedo qui una domanda. Just for your information, Alex doesn't speak Italian so well, so we're going to try to speak in Italian, German, and try to translate everything. Alex, I have the first question here asking whether this product is food contact approved. Good morning to everybody. Coming to the question, is this product food approved? Some basic explanation to the system. We have in the meanwhile in our, let's say, toolbox, more than 20 marker systems available. That means, of course, we have more than 2/3 of them are food approved according to European legislation, but not now according to FDA or other countries. That means if you need to have an FDA approval for USA in addition, then it's a matter of some effort and it costs some money to get an approval for a final product. For other countries, we have to speak about this then later on. Cerco di fare, Damiano, Alex, una piccola traduzione in italiano, abbreviando un po'. Sì, questi prodotti hanno hanno tutta una serie di prodotti che sono idonei per la linea alimentare della Unione Europea. Per quanto riguarda la FDA americana, se parliamo di Cina, il Giappone, eccetera, è una questione di tempo di presentare la tecnologia. Vedo qui, sì, la prima delle domande è stata questa, la prossima è: qual è il prezzo di questo prodotto? Alex, what's the price of this product? The price of the product depends highly on the requested functionality level, on the combination of different marker systems, of the, let's say, security level as well. And for our partners, it's normally interesting what's the increase in price of the final article per kilogram, for instance. And there we are, let's say, starting with some euro cents and idea, we are not above plus 10% of the bill of materials in the end normally, but as mentioned, it depends then on the final system we have to define together with you, and also it depends on the used materials and so on. Okay. Cercando di fare la tradurre, facendola anche breve, direi che la cosa più interessante non è il
costo di un chilo di materiale, ma a quanto è l'incidenza del costo su un pezzo che viene prodotto o su un chilo di materia plastica. Il prezzo dipende dalla funzionalità desiderata, del livello di sicurezza che stiamo cercando, se un livello base fino a un livello molto, molto avanzato, e della combinazione di quegli aspetti. Possiamo parlare, in quanto a referenza, tra un paio di centesimi di euro fino a un prodotto che incide sul 10% più o meno del costo della materia iniziale. Una cosa, grazie Alex. Una cosa Diego, io nella presentazione un attimino di dire, visto che c'è la domanda se si può usare su tutti i tipi di processo. Sì, si può usare su tutti i tipi di processi, che può essere estrusione, può essere stampaggio, può essere anche estrusione cassica che in bolla. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, adesso mi sono ricordato, è anche il discorso che il prodotto comunque è invisibile, quindi non va a inficiare quello che può essere la trasparenza del materiale piuttosto che un colore. Questa qua è una cosa importante che non avevo detto, quindi ho voluto un attimino partire subito a correggere. Esattamente. Damiano, no, noi abbiamo all'inizio abbiamo utilizzato l'esempio delle capsule di caffè, soltanto come un esempio per visualizzarvi l'applicazione. Ma come dici tu, tra film e pezzi fatti in iniezione potete fare tutte le applicazioni che cercate. Lo vedo qui una delle domande di Giuseppe. Is it possible to tack transparent translucent parts? È possibile di fare di marcare parti trasparenti o traslucenti? Alex, you need a translation? No. No, I think I understood. The markers are not, you cannot see them. Easily spoken, they are not visible because they are too tiny, and you need to use the special sensors from our partner sensor instruments to get any response signal, because you also have to use the very powerful LED lighting system, otherwise you will not see anything or get no feedback. Okay. La prossima domanda che vedo qui è can I use it for recycling? Può essere utilizzato per il riciclaggio? Yes, that's a good question. This is one of our main focus aspects. We developed this system especially for this application as well. You have seen the one video we showed at the K-Show, a small recycling station where you can then select materials according to the real material or the color. You can select them according to the response signal from our TechTech system. Okay. This system then can be used to define your special demands. Is it your product or whatever? In addition to, for instance, existing separation units. Ok. Cercando di dire lo stesso in italiano, sì, un sistema idoneo per il riciclaggio, utilizzando quel sistema TAU, che è uno dei videofilm che abbiamo visto, è un sistema che ci permette di fare la separazione del materiale. Cercando di utilizzare un sistema più unico, si utilizza il sistema STAR, che è quello che ti dà la... come esempio una anticontraffazione, e anche questo materiale può venire utilizzato come complemento di sistemi già esistenti o come sistema unico. Domande che vedo qui. Where do I get the sensors from? So da dove posso comprare i sensori? The sensors are all developed by our partner Sensor Instruments. It's a Bavarian company, and they are developing since now, I think, 35 years, highly specialized optical sensors, also for automotive industry and many other
special areas. And regarding the TechTech system, it started around 20 years ago with an anti-counterfeit detection system. And the development now is that we can offer much more than only this aspect. But you have seen that already. Ok, ok. Una cosa importante, allora facendo un piccolo summary di questo, i sensori vengono sviluppati e prodotti da una ditta in Baviera chiamata Sensor Instruments. Importante da dire, Damiano, è quando noi vediamo questo materiale, vediamo tutto il supporto tecnico che avete bisogno per essere capaci di produrre e di fare la detezione di questi di vostri prodotti. Significa, noi non ci limitiamo soltanto a darvi un master batch, un additivo per lavorare, ma ne parliamo tutti insieme col produttore con Sensor Instruments, il produttore dei sensori, per darvi il supporto tecnico, per darvi il materiale e anche il sensore idoneo per fare questo materiale lavorare. Diciamo che già in automatico noi andiamo a fare, in base al tipo di applicazione, andiamo a collaborare con il produttore del sensore, che poi Sensor Instrument comunque è un produttore molto conosciuto anche qua in Italia, specialmente nel settore automotive, e andiamo a crearvi la soluzione tailor-made. Quindi andiamo a cucirvi, tra virgolette, il vestito che a voi serve, dandovi tutto il supporto che serve poi per la messa in funzione e anche il monitoraggio iniziale del processo. Quindi non si tratta soltanto noi di fornirvi e di darvi il contatto di Sensor Instrument, ma di collaborare in modo da darvi poi un pacchetto completo di chiuso chiave in mano. Questo qua un attimino il discorso. Esatto, esatto. La prossima domanda che leggo qui, are there any limitations to consider? Ci sono qualche limitazioni a essere considerate? Per esempio, for example, materials that can be used or chemical environment. So, ci sono delle limitazioni di materiali che possono essere utilizzati o in quanto riguarda al environment, all'entorno naturale? Yes, actually we use, as mentioned, 20 different marker systems with different chemistry behind, but till now we didn't see any aspect that problems occurs using our markers, because you can imagine our markers are similar to small crystals and they are very temperature stable, they are UV and light stable, and they are inert against other chemistry, and so the limiting aspect is the thermoplastic polymer if you are converting plastics with our marker system. We do not expect that there is any negative influence coming from our TechTech system. Okay. Dicendo lo stesso che ci ha detto Alex, ma questa volta in italiano, abbiamo un sistema di più o meno 20 marcatori utilizzati con delle base tecnica diversa. Non produce dei problemi all'applicazione, non produce anche dei problemi di migrazione. Sono basati su cristalli che hanno una resistenza alla temperatura molto elevata. Significa qui la limitazione sarebbe il polimero e non il marcatore. Questi prodotti. Alex, what's the temperature limitation that we have on these systems? Till now, we are doing also tests, not we, but our partner, with glass production, and there he's speaking about 650 degree or something like that, but that's nothing which is influencing the converting process of thermoplastic polymers. Ok, ok. Allora, sono particole inerti che hanno una resistenza alla temperatura di 650 gradi o ancora in più. Quello significa che la limitazione è il polimero e non il marcatore. Se c'è qualche cosa qui che non funziona, va prima il polimero e dopo il marcatore. O due domande qui. Do you have already applications on the market?
Ne abbiamo delle applicazioni ancora sul mercato, cosa che mi commercialmente prendo io la risposta qui. Sì, abbiamo delle applicazioni, le applicazioni sono molto 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 variate. Riconoscenza di riciclaggio, cioè vedere se il prodotto è mio o non è mio, vedere se il prodotto è stato, il materiale, il polimero è riciclato o non è riciclato, e anche a quanto grado, per vedere sto utilizzando veramente il 75% di materiale riciclato o soltanto il 50%, per esempio. Per controllare la dispersione sui film, avendo, come diceva Damiano all'inizio, avendo una piastra e tre sensori in linea, posso vedere con che quantità di dosaggio sto lavorando. Quello è uno delle applicazioni che stiamo utilizzando. Anche e soprattutto il come si chiama, l'anti-counterfeit, non mi ricordo come si dice in italiano. Esatto, grazie. E quello per pezzi che vengono fatti in piastra, in thermoforming e anche in iniezione, e anche per pezzi per vedere per vedere il numero di serie. Allora, produco 100 milioni di pezzi e voglio riconoscere ogni uno di quelli. Passando alla prossima domanda, do you see possibility to use this technology for the pharmaceutical market? So se vediamo la possibilità di utilizzare questa tecnologia per il mercato di pharma. Alex, what's your opinion? Yeah, we see there is a big opportunity for, especially for this market, because we can combine the two systems, the star and the tau detection system, together then with high anti-counterfeit lever, and this package for sure is of interest for pharmaceutical market as well. And we also have some interesting further development steps in our roadmap, so that this then could be an additional aspect, especially for this market, to use a tau star system in future, and some other new technologies which will come to the market. Lo stesso in italiano, sì, una serie di opportunità molto interessanti per la cosa del scusatemi, ma non mi ricordo, sono un argentino cercando di... Com'è? Per il discorso dell'anticontraffazione dei medicinali. Anticontraffazione, grazie. Come argentino cercando di parlare l'italiano, grazie per la vostra pazienza. Per l'anticontraffazione, importante nell'industria della farma, fare combinazione di due sistemi di detezione, STAR e TAU, per avere una sicurezza ancora più estrema, più esatta sul prodotto finale. È una cosa che aggiungo io personalmente, è anche che è una cosa dove il produttore di OIM o anche il produttore del prodotto finale può utilizzare questo materiale, e anche una farmacia, per esempio, può utilizzare il materiale, questo sistema, per sapere online se il paziente è veramente quella medicazione che ha bisogno, o si sta vendendo un prodotto che è stato falsificato o no. Ok, una domanda che vedo adesso, ma che praticamente l'abbiamo già risolto. Alex, I work with polyamides and I have a time of residence of 300 degrees for more than 5 minutes. Is this a problem? I think we have this question already, but please, it's your stage. We sampled already partners with polyamide-based versions of our TechTech system, and we see no problem, as already mentioned, with this temperature. Ok. Allora, utilizzo il poliamide, ho un tempo di residenza in macchina di più di 5 minuti a più di 300 gradi. Se quello è qualche limitazione, come avevamo parlato prima, no, non è limitazione, il materiale è inerte e
è resistente a più di 650 gradi. Con, abbiamo fatto già dei progetti con la poliamida e no, quello non ci dà delle difficoltà. Ok, ho qui una persona che sta scrivendo, abbiamo un attimo di pazienza. Vi anticipo anche che la presentazione che abbiamo fatto vi la invieremo per email anche dopo oggi. Does the Titan survive EO gas or gamma radiation sterilization? What means EO gas in detail? Non lo so esattamente cos'è EO gas. Sono due etilenoxid. Sono i due tipi di sterilizzazione utilizzati per l'industria medicale. Both types of sterilization which are used for the medical industry. Okay. To be honest, we did not test all aspects till now which can occur on the market. We do not expect that we will see a problem, but to be sure we have to check it. Ok, allora per quanto riguarda ossido di etilene o radiazione gamma, non abbiamo fatto dei test concreti su questi due metodi, è una cosa che dobbiamo controllare. Di conseguenza, una volta che avremo magari l'informazione, potremo comunque girarvela in modo da avere comunque anche conoscenza di quello che si può fare in caso di sterilizzazione. Certo, certo. Per tutti da voi in pubblico, ci potete contattare dopo via telefono, via email, se avete qualche domanda che ci viene in mente dopo questo event. Allora, vedendo che nessuno più scrive le sue domande, io direi di finire qui questo webinar. Damiano, ti ringrazio tantissimo per le spiegazioni. Alex, thank you very much for all your explanations and for all your expertise in questions and answers. Matteo, grazie anche per la vostra attenzione, ma soprattutto grazie a tutti voi sul pubblico per il tempo che ci avete dedicato. Questo per noi non è la fine, ma l'inizio di un dialogo che potete sempre cercare con noi se volete sapere più sul sistema TACTEC. Vi ringrazio, grazie a tutti e grazie. Rimaniamo in contatto, ok? Grazie a tutti. Buona giornata e grazie. Ciao. Ciao. Ciao.